aveva allestito un deposito abusivo con esposizione di mobili e suppellettili di vario genere proprio davanti l'ingresso principale del cimitero di Catania, occupando un'ampia area di sosta, per di più riservata al raduno della gente durante gli eventi calamitosi, oltre ad interessare la fermata dell'autobus di linea AMT. Un vero e proprio mercato delle pulci abusivo, alternativo a quello ufficiale e mai autorizzato. Nonostante i continui solleciti, data la riluttanza allo sgombero volontario, si è reso necessario l'intervento del personale della multiservizi operante per conto e nell'interesse del comune di Catania, che ha così proceduto all'esecuzione forzata, rimuovendo con non poche difficoltà tutta la merce esposta e sottoponendola a sequestro preventivo. Il titolare FDV, queste le iniziali, 52 anni, più volte denunciato penalmente e sanzionato amministrativamente per le stesse violazioni di legge, è stato nuovamente sottoposto a sanzioni amministrative e gli è stato comminato l'ordine di allontanarsi dai quei luoghi in applicazione del recente decreto Minniti sulla sicurezza dei centri urbani, nelle more della prossima applicazione nei suoi confronti del conseguente divieto di accedere a quei luoghi, il cosiddetto DASPO urbano, da 6 mesi a 2 anni.